Allora, vi ricordo una situazione che avevamo discusso l'altro giorno, in cui avete un blocco che è fermo, da due, questo è al passare del tempo, e al passare del tempo questo qua, se volete sono dei fotogrammi, in questo istante il blocco 1 è qui, in questo istante il blocco è qui, quindi al passare del tempo il blocco 1 si è spostato, è in moto. Se vedete al passare del tempo, la 1 si sposta, a passaggi irregolari del tempo, la 1 si sposta sempre della stessa quantità delta x. Cosa vuol dire? Che l'velocità è costante. Evidentemente è un lubrificato. Questo, se è un tavolo, c'è un modo per ridurre le forze che nascono dall'interazione tra il blocco e il tavolo. Quindi il tavolo è un terzo corpo. Ma l'uno non sta interagendo col tavolo nel senso orizzontale, nel senso verticale, certo, il tavolo lo sta tenendo su, ma nelle forze nella direzione X, nella direzione orizzontale, con la lubrificazione il tavolo non esercita una forza nella direzione X. Con questo cosa vogliamo dire? Che non c'è una interazione nella direzione X tra il tavolo e il blocco. Un altro modo di dirlo, il blocco 1 non trasferisce al tavolo quantità di moto nella direzione X. Ok? Quindi la 1 non sta interagendo nella direzione X con il tavolo, nemmeno la 2. Quindi il sistema, io nella mia testa posso comporre un sistema, immagino il sistema composto dal blocco 1 e dal blocco 2. Dico che il sistema nella direzione X non sente, non sta interagendo col tavolo, quindi in un certo senso il sistema è libero. È libero di muoversi nella direzione X. Quindi, essendo libero, queste due formule mi stanno dicendo che non ci sono forze esterne. Non essendoci forze esterne, M per A uguale a zero. Zero vettore, si intende. Però questo è un moto unidimensionale, quindi è zero nella direzione X. Vuol dire che l'accelerazione nella direzione X del centro di massa è zero. E dire che l'accelerazione del centro di massa è zero equivale a dire che la velocità del centro di massa è una costante. In effetti, se voi vi chiedete dov'è il centro di massa in questi fotogrammi, nell'ipotesi che è molto semplificatoria per me per fare il disegno, le masse sono uguali, il centro di massa è nel centro. Quando le masse sono uguali, il centro di massa è nel centro geometrico. Quindi per me è facile disegnare. Sto là a fare un quarto, un terzo, un quinto. È proprio la metà. Quindi ognuno di questi fotogrammi il centro di massa è sempre al centro, finché riesco a prima dell'urto il centro di massa è qua. Ma cosa succede nell'urto e dopo l'urto? L'urto può essere molto complicato, possono essere incollati assieme e quindi cimentificati assieme e muoversi di conseguenza un corpo unico, o potrebbero anche rimbalzare. Quindi potreste avere che il corpo 2 non si attacca all'1, la 1 non si attacca alla 2, la 2 schizza via, rimbalza via, ma la 1 rincula via, diciamo, la 2, la 1 potrebbe anche rimbalzare, o potrebbe continuare nella direzione, potrebbe travolgere la 2 e continuare comunque la 1 nella direzione. Infatti prossima settimana faremo degli urti un po' più divertenti, guardate, adesso non ho pensato di fare. Mi sto trostando. Non ho pensato di portare oggetti qua adeguati per farvi vedere. Ma voi potreste avere che il corpo 1 arriva e rimane appiccicato da 2, vanno via assieme. Oppure, se questo è molto leggero, cioè più leggero di questo, anzi, facciamo. Forse alcuni di voi hanno giocato a biliardo. Vediamo se per caso ho due monete uguali. No, ho due monete. Sono tutte diverse, a parte le monetine, avrei bisogno di due monete da 1 euro, bene bene, o due monete da 2 euro. Avete forse giocato a biliardo, dove una palla è qua, arriva l'altro, una è ferma, questa si ferma e l'altro schizza via, così, avete mai visto? Potete farlo con le monetine, se qualcuno ha una moneta da 2 euro, io ne ho una, mettiamo qua, lo facciamo, si fa! Potrebbe anche succedere che se avete, vediamo se mi riesce,
spaccato. Vedete che è rimbalzato, questo è rimbalzato, è tornato indietro. Quella di rame, che ha una massa piccola rispetto alla massa grossa della 2, la 2 verrà colpita e si sposterà in avanti. Questo non si piove, ma quella piccolina mi rimbalza indietro. Vedete che come è tornato indietro? Sì? Ma cosa succede se questo invece di essere un 2 euro fosse un blocco di piombo? Avete mai giocato a tennis contro un muro? La palla torna indietro, il muro non va da nessuna parte. Quindi, quello che succede nell'urto dipenderà dall'urto, sono urti molto, molto complicati, urto dove rimangono appiccicati assieme, urti dove di fatto questo va avanti, magari questo torna indietro, oppure questo va avanti, sì, ma anche questo va avanti, viene in qualche modo, continua nella sua direzione. Potete forse intuire che questo accadrà quando questo ha una massa maggiore di questo. Quando hanno masse uguali, questo si fermerà e questo continuerà. Ma se questa ha una massa maggiore di questa, continuerà un po' in avanti. Certo, questo andrà avanti perché è stato colpito, ma il primo, che ha una massa grossa, continua ad andare avanti. Ma se questa ha una massa leggera, certo che questo va di là, ma questa potrebbe rimbalzare come avete fatto qui. Può succedere tante cose, no? Ma il centro di massa cosa fa? Il centro di massa continua per la sua strada. Perché? Il centro di massa continuerà per la sua strada, sempre a velocità costante. Anche se dopo l'urto la 1 sta tornando indietro e la 2 ovviamente sta andando di là, il centro di massa, ovviamente il disegno deve essere fatto appropriato, no? Perché se questi hanno... Per esempio la 1 potrebbe neanche essere più la 1, potrebbe avere pezzi della 2 attaccata, può succedere di cotta di crude, ma il centro di massa continua a velocità costante. Perché? Perché il sistema è isolato. Se questo è 0, allora questo è 0. Se questo è 0, allora VCM è una costante. Cosa vuol dire costante? Vuol dire che questo punto qua continua per un moto rettilineo uniforme. Non avrà moto rettilineo uniforme nella misura in cui il sistema non è isolato. Se c'è una forza esterna sul sistema, allora il centro di massa si muoverà di moto accelerato. Ma se non c'è una forza esterna, il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme, come una particella isolata, dotata di massa, ms, la massa del sistema, eccetera. Quindi si muove veramente come una particella. D'accordo? Infatti, uno degli esercizi che avevo fatto ieri è che erano rimasti incollati assieme, vi ricordate? Erano rimasti incollati assieme nella variante che vi ho dato. Quindi qual era la situazione? Che dopo l'urto, la 1 e la 2 erano incollati assieme e vi chiedevo qual era la V con F. Vi ricordate il conto? Rifacciamolo. Qual è la velocità del centro di massa prima dell'urto, secondo voi? Prima dell'urto, cos'era? Di nuovo, state attenti o no? Qualcuno? Lei, qual è la velocità del centro di massa prima dell'urto? Guardi le condizioni dell'esercizio, le due masse sono uguali. Quanto è? Mettiamo dei numeri, ai studenti piace tanto i numeri. Immaginate il corpo 2 sia fermo, arriva il corpo 1 che viaggia a velocità di 10 metri al secondo. Qual è la velocità del centro di massa prima che si tocchi? V1. Ah, no! L'elettrone è fermo. F1, V1. Io voglio un numero! Visto che voi amate tanto i numeri. Ma il professore non fa esercizi numerici, che cazzo. Dai! Esatto, esattamente metà. Perché metà? Perché la velocità del centro di massa è uguale a F1V1 più F2V2. Ma V2 prima dell'urto vale 0, no? Perché V2 è fermo. E quindi alla fine VCM è uguale a F1V1. Ma F1 che cazzo è? F1 è il rapporto di massa, cioè la frazione di massa, scusatemi, è la frazione di massa della particella 1. E in questo esercizio le masse sono uguali. Da cosa lo capisco? Perché il centro di massa è al centro. Quindi il rapporto di massa è 1 su 2.
Cioè questo è uguale a M1 su M1 più M2? Beh, evidentemente è esattamente 1 su 2, non vi pare? E quindi la velocità del centro di massa prima dell'urto è esattamente metà della velocità della particella 1. Chiamiamo questo la V1 prima dell'urto. Quindi è 5 metri al secondo. E lo si vede che ha una velocità che è metà di questo. Se voi guardate il disegno, ammesso e non concesso che il disegno sia fatto in scala, e questi intervalli di tempo siano uguali, allora io vedo che in questo intervallo di tempo la particella 1 si è spostata così, un certo numero di centimetri. Ma nello stesso intervallo di tempo, questo punto si è spostato a metà, se il disegno è fatto in scala. Quindi la velocità a metà. E adesso vi chiedo, qual è la velocità del centro di massa dopo l'urto? Voi dite, da studenti che hanno capito, professore, il tavolo è stato lubrificato? Sì. Allora la velocità del centro di massa è 5 metri al secondo. Non è cambiato. Perché il sistema è isolato. Il sistema fa un casino di cose internamente, urti eccetera, urti elastici, anelastici, ossa che si rompono, teschi, succede di cotte crude dentro il sistema, ma tutte quelle sono forze interne, non cambia la velocità del centro di massa, la velocità del centro di massa cambia per effetto di forze esterne, le forze interne non la cambiano. Quindi l'urto è complicato, ma alla domanda qual è la velocità del centro di massa è la stessa, non è cambiata. Non mi credete? Allora la domanda di ieri era qual era la velocità finale? Quando sono collegati assieme, no? Si muovono alla stessa velocità 1 e 2, quindi dopo l'urto, la quantità di moto del sistema, dopo l'urto, questo è dopo, si intende nella direzione x, 1 viaggia con la velocità finale e anche la 2 viaggia con la velocità finale. Perché? Perché? Perché sono incollati assieme, incementati. Quindi ho m1 più m2 per la velocità comune, ma siccome il sistema è isolato, io so che questo deve essere uguale alla quantità di moto del sistema prima. E prima cos'è? È M1V, come l'ho chiamato? Vabbè, V0, tanto per la velocità iniziale. Questi sono uguali perché sono uguali? Perché il sistema è isolato, perché non ci sono forze esterne. Vedete che è la stessa fisica espressa in due linguaggi diversi. Dire che il sistema è isolato vuol dire che la qualità di moto del sistema non cambia. Dire che il sistema è isolato e dire che l'accelerazione del centro di massa è zero. È la stessa fisica detta in linguaggi diversi, uno col linguaggio della quantità di moto, l'altro col linguaggio delle forze. E quindi cosa avete? Che la velocità finale, la formuletta, come vedete, questo uguale a questo, matematica da stupidotti. E riconoscete che questa qua è proprio F1, questo è quello che io chiamavo la V1, no? La V1 prima dell'urto, e vedete che questa è proprio la velocità del centro di massa prima dell'urto, no? Ok? Va bene. Facciamo qualche semplice esercizio. Meditate su queste cose, ragazzi, meditate. Prendetevi un testo qualsiasi di fisica a livello universitario e cominciate a studiare, indipendentemente da quello che io vi racconto, perché forse avete bisogno di sentire queste stesse cose raccontate in maniera un po' diversa. Questo è il mio modo di raccontarle, è la mia sequenza. In certi testi i sistemi delle particelle vengono fatte dopo, a me piace farlo subito perché si capisce di più, secondo me. Forse ho torto, forse ho ragione, sta a me decidere. Io faccio una proposta didattica e poi... Allora facciamo un semplice esercizio. Questo è un blocco. Questo è un altro blocco. Se volete sono sul tavolo. Se volete sono appoggiati sul tavolo, ma il tavolo è lubrificato. Quindi non... oppure sono nello spazio, siete in una cabina di una navicella con motori spenti e non in rotazione rispetto alle stelle fisse, quindi voi fluttuate, no? Siete un sistema di riferimento inerziale, mettete due corpi così in contatto, poi sta parola contatto vedremo molto tra poco, prossima settimana forse già, come una parola un po' sfuggente, In effetti poi a livello microscopico non si può parlare di corpi in contatto perché gli elettroni della vostra mano e della lavagna
non entrano mai veramente in contatto, si avvicinano, c'è la pulsione elettrostatica, ma niente si tocca, si respingono un po' a distanza, però il concetto di contatto c'è nei corsi di fisica elementare, e forza di contatto, no? Questo blocco è in contatto con questo blocco, e immaginate che io applichi una forza nota di qua, quindi portate adesso la vostra mano che sta spingendo, una forza nota, quindi dovremmo prima o poi trovare il tempo di dire come faccio a sapere che sto esercitando una forza nota, poi parleremo di dinamometri, oggetti che, con cui si possono misurare le forze. Nel sistema internazionale le forze sono espresse in newton, quindi io immagino di avere un dispositivo che misuri qual è la forza con cui io, che io applico su questo sistema, quindi è un sistema di due blocchi e la mia mano è una forza esterna al sistema, se volete. Okay? Quindi io applico un certo numero di newton, no, F, beh, perché ho fatto la freccia doppia, doppia, non c'è nessun motivo, quindi io applico una certa forza, vedete che non metto la notazione vettoriale perché questo sarà un moto rettilineo, ci capiremo. Saranno le grandezze che scriverò, parlerò di forze, saranno vettori, ma non metterò la freccia sopra, però mi ricordo che sono vettori e avranno un segno algebrico. Quindi chiamo, visto che sto, la forza sta andando verso il moto sarà in quella direzione, si presume, chiamerò questa direzione, la direzione in cui applico la forza esterna, chiamo quella la direzione positiva. Quindi quando avrò, quando avrò una forza che appare con un segno positivo vuol dire che sta andando verso destra. Se avrò una forza che ha un valore negativo vuol dire, lo interpreto dicendo che va verso sinistra. Ok? Quindi io voglio sapere cosa fa questo sistema. Per esempio potrei chiedermi, questo corpo 1, qual è la legge di Newton del corpo 1? Nella direzione X, io scrivo così, del corpo 1 scrivo MA, M del corpo 1, per l'accelerazione del corpo 1, è uguale alla forza totale sul corpo 1. La forza totale sul corpo 1 cos'è? Allora io comincio a ragionare così, la forza totale sul corpo 1, vedete che il corpo 1 ha la forza F0, e la forza F0 gli do il segno positivo perché ho esordito dicendo che voglio che questo sia, la direzione F0 sia positiva, quindi scrivo F0, lo scrivo con un segno più per il momento, ma il fatto di non scrivere niente è più, però voglio metterlo esplicitamente così voi vi ponete il problema perché è più. E più perché ho deciso io di chiamare quella la direzione positiva. Poi c'è un'altra forza che sta agendo sul corpo 1, che se volete è una forza interna al sistema. Il corpo 1 sta interagendo col corpo 2. Quindi io scrivo, ma siccome non so ancora, perché non ho ancora informazioni per sapere quale sarà la direzione della forza che la 1 sente per effetto di interazione con la 2, non provo a indovinare, la scrivo e spero che la matematica mi dia il segno algebrico. Quindi scrivo così, più la forza che la 1 sente dovuta alla 2. Quella è l'equazione di Newton della prima particella. Quindi, mi raccomando, quando voi scrivete questa, deve essere chiaro che questa è la forza totale che sta agendo sul corpo. Quindi ecco una esemplificazione, la forza sul corpo 1 è fatta della somma vettoriale di due forze, la forza F0 e la forza che la 1 sente per effetto della interazione col corpo 2. È un'interazione di contatto, certo, come anche la F0 è una forza di contatto. Corpo 2, qual è la sua equazione di Newton? Scriverò M2 per A2 uguale alla forza, la somma algebrica delle forze che stanno agendo sul corpo 2. Che forza agisce sul corpo 2? Il corpo 2 non sente direttamente la forza F0, però sente l'interazione col corpo 1. Di nuovo, scrivo giù la forza che il 2 sente dovuta alla 1, ma non mi impegno sulla direzione, perché non ho ancora abbastanza informazioni per sapere. Quindi la scrivo sperando che la matematica, i vincoli matematici mi diano il segno algebrico. Adesso, queste sono due equazioni con quante incognite? Guardate, cos'è che non so? Allora, l'esercizio è che conosco M1, conosco M2 e conosco F0. Quindi il dato, dati, sono M1, M2 e la forza esterna.
quali sono le incognite? Non conosco la A1, non conosco la A2, non conosco la F12 e non conosco la F21. No, 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 non è vero, non è vero che sono quattro incognite, sono tre, perché una volta che so questa è uguale al contrario. Giusto? Quindi sono quattro incognite, sono tre incognite, perché la F21 la F21 è uguale alla meno F12. Però sono tre incognite, abbiamo solo due equazioni, non possiamo risolverlo. Ci manca un pezzo di informazione. Ecco che adesso l'esercizio si correda o si aggiunge un commento, una frase che rende l'esercizio risolvibile. Supponiamo che i due blocchi siano rigidi. Cosa vuol dire rigidi? Guardate, allora un corpo rigido è un corpo, per esempio, scelgo tre punti di questo corpo, faccio una specie di costellazione, ok? Vedete questa costellazione di tre punti? Magari li congiungo. Un corpo rigido in questa fase del corso, poi magari vediamo qualcosa di più, è un corpo che se io lo muovo, lo faccio fare tutti i giri che voglio, quello che non cambia sono le distanze dei punti e non cambiano nemmeno gli angoli. Va bene? Quello è un corpo rigido. Quindi a livello pratico questo esercizio, guardate, questi sono due, forse la telecamera dovrebbe inquadrare il tavolo un attimo, sono due blocchi. Allora, prima facciamo con uno. Se questo è un corpo rigido e questo estremo qua si sposta in quella direzione di 10 cm, questo estremo cosa ha fatto? Si è spostato pure 10 cm, non vi pare? Questo è un corpo rigido. Se fosse stato elastico, gommoso, io potevo spostare questo estremo di 10 cm, ma magari questo si spostava meno, quindi il corpo era in qualche modo schiacciato, o poteva spostarsi di più, quindi era allungato. Quindi il corpo rigido è che se questo si sposta di 10, questo si sposta di 10, metto due corpi rigidi insieme così, se questo estremo qua, telecamera, ok, se questo estremo si sposta di 10, questo si sposta di 10 pure. Se questo si sposta 10 cm al secondo, questo si sposta 10 cm al secondo. Se questo si sposta a 10, si accelera a 10 cm al secondo, questo accelera a 10 cm al secondo. Quindi, dire che i due corpi sono in contatto e che sono rigidi, corpi rigidi che non si deformano, io posso scrivere un'altra equazione, che la A2 è uguale alla A1, hanno la stessa accelerazione, quindi in realtà queste non sono indipendenti, ma sono lo stesso valore. Questo è vero se il corpo se i corpi sono rigidi. Quindi questa terza equazione è un'equazione, chiamiamola ausiliaria. Come si scrive ausiliaria? Ausiliaria, così? È un'equazione in più che viene dall'ipotesi dell'esercizio. Questa è fisica di base, questa è un'ipotesi aggiuntiva che fa sì che il sistema adesso diventi in realtà un sistema a due equazioni, a due incognite. Quindi lascio questo qua su e la riscrivo. Quindi abbiamo M1 per l'accelerazione comune uguale alla forza esterna più la forza interna, la M2 per l'accelerazione comune uguale alla forza interna. Vedete che ho adesso due equazioni, due incognite, non conosco ancora la A e non conosco la F12. Sono tanti modi di risultanti, probabilmente due o tre modi di risolvere questo banale sistema a due equazioni lineari, a due equazioni, due incognite. Quella che vi faccio io la trovo suggestiva perché fa una cosa che forse vi aiuta a cogliere o riconoscere delle cose che abbiamo fatto formalmente alla lavagna. Guardate, li sommo membro a membro queste due equazioni, quindi tiro una linea e faccio la somma di queste due equazioni, quindi sommo a sinistra uguale la somma dei termini a destra. Vedete che i termini a sinistra hanno una A in comune, quindi può essere messa in evidenza la A, o faccio M1 più M2 per la A, e guardate cosa succede a destra. Quando sommo i termini a destra, cosa ho? Questo e questo sommati assieme si danno 0, si cancellano. Quindi mi rimane F0
Ed ecco che sommandoli così ottengo una equazione con una incognita. Quindi la prima incognita lo ricavo molto facilmente. Dico che la A è uguale a F0 diviso M1 più M2. Questo risultato, come l'ho ottenuto, vorrei che voi lo padroneggiate, non è difficile, ma uno studente un po' sveglio poteva forse scriverlo subito, perché se i due corpi sono rigidi, voi addirittura potreste forse coprire i due corpi con un panno nero, applicate una forza su un corpo che ha una massa di M1 più M2 e vi chiedete qual è l'accelerazione di questo corpo sotto il panno nero. Vi accorgete che sono due corpi solo quando togliete il panno, ma col panno presente avete un oggetto che ha una massa complessiva M1 più M2, applicate un certo numero di newton e vi chiedete che accelerazione ha. Fate F0 diviso la massa. Quindi quella formula potevate ottenerla senza i passaggi, ma i passaggi hanno il valore, forse vi richiamo, vedete questa cancellazione che vi dovrebbe già sembrare familiare, perché abbiamo fatto questo giochetto delle forze interne, come le forze interne si qui. Adesso che abbiamo la A, possiamo ottenere la F12, la F21 per esempio, perché la F21, questa equazione ci dice che la F12 è uguale a M2 diviso M1 più M2 F0. E quindi che la F12 è uguale a meno M2 diviso M1 più M2. E cosa deduco da qua? Guardo che vedo che intanto M2 su M1 più M2 è un numero sempre positivo. Non esistono masse negative. Quindi deduco che F21 ha un segno algebrico positivo, cioè concorde con F0, ha la stessa direzione di F0. Invece la forza F12 ha un segno negativo. Cosa vuol dire? Che è in direzione opposta a F0. Quindi se io disegno il corpo, che so, il corpo 1, ho la forza F0 che è di qua, e io per esempio disegno questa forza, perché sono un certo numero di newton, che so, 10 newton. La forza che la 1 sente per effetto della 2 è in direzione opposta, è in questa direzione. Ma il modulo che ha questo dipende da F0 e dipende da questo rapporto qua. Quindi se io vi chiedo di disegnare, non solo calcolare i numeri, ma anche di disegnare, voi dovete disegnare in maniera corretta. Dovete disegnare la F12 di qua, perché ha un segno negativo, e dovete disegnarla in scala. Se questa è F0, questa qua è M2 fratto M1 più M2 F0. Il modulo di questo è una frazione molto precisa di F0 e dipenderà dal valore delle masse, non vi pare? Quindi se le masse sono uguali, quale sarà il modulo della forza F12? Quindi, se le masse sono uguali, questa freccia deve essere esattamente la metà. Non potete disegnare questa freccia a cazzo. Deve essere disegnata in scala. E la freccia dipende dalle masse. Il corpo 1, invece, il corpo 2, invece, ha una forza che è in questa direzione. E anche lui è M2 diviso M1 più M2 F0, quindi anche questo in scala, eh? Vedete che il corpo 2 non sente la forza F0, sente una frazione di F0. Quale frazione? Dipende dalla massa che il corpo 2 ha rispetto alla massa totale. Come cambierebbe l'esercizio se ci fossero state tre corpi? Un treno di tre corpi. Ve lo faccio, però dovete già cominciare voi a giocare con questi esercizi. Se ci fosse un terzo corpo, cosa cambierebbe qua? Ovviamente avrei una terza equazione di Newton. Quindi cominciamo dall'inizio, ognuno con la propria accelerazione, poi facciamo l'ipotesi ausiliaria, che hanno un'accelerazione comune. Comincio a avere il torcicollo. Questa equazione va corretta, non vi pare? Perché il corpo 2 non interagisce solo con la 1, ma interagisce anche con la 3. Quindi qua
io ho l'interazione della forza, della, scusate, la forza che nasce dall'interazione della 2 con la 3. E il corpo 3 interagisce solo col blocco 2. Di nuovo, quante equazioni ho? 3, quante incognite? Allora, ho 1, 2, 3, 4 e 5. Perché questa non è un'incognita, una cosa che conosco lui, e questa non è un'incognita, una cosa che conosco lui, quindi non ho speranze. Devo usare un'ipotesi ausiliaria. L'ipotesi, di nuovo, è che i blocchi siano rigidi e che quindi hanno tutti la stessa accelerazione. Quindi in realtà potrei avere a questa equazione che ho che la A2 è uguale alla A1 e ho che la A3 è uguale alla A2. Alla fine, senza riscrivere tutto, l'equazione, la condizione che siano rigidi si traduce nel eliminare i pedici, cioè hanno la stessa accelerazione. Hanno la stessa accelerazione. D'accordo? Vedete come qua devo fare un'ipotesi per fare questo. Di nuovo uso la tecnica di ricavare l'accelerazione, che è una delle incognite, sommando le tre equazioni insieme. Certo che lo studente potrebbe già scrivere il risultato, perché copre il treno che ha una massa complessiva m1 più m2 più m3 con un panno nero e si chiede che accelerazione ho a spingere un corpo che ad applicare una forza ad un corpo che ha massa m1 più m2 più m3. Banale, l'accelerazione è uguale alla forza che applico, f0 diviso la somma delle masse. Ma questo risultato lo potete ottenere formalmente sommando le tre equazioni, quindi li sommate assieme, questo e questo e questo hanno la A in comune. E a destra, sommando assieme, questi due si cancellano, questi due si cancellano. Quindi le forze interne a 2 e 2 si cancellano, rimane la forza esterna. Quindi l'accelerazione è uguale a F0 diviso M1 più M2 più M3. Adesso che ho l'accelerazione posso subito ottenere la F3,2, quindi la F3,2 è uguale a per M3, quindi faccio M3 diviso M1 più M2 più M3 F0. Vedo subito che la 3,2 ha lo stesso segno della F0, quindi va a destra ed è in una scala molto, ed è in un rapporto molto preciso con F0. Quindi se io la disegno, devo disegnare una freccia che ha la scala corretta, quindi F3,2 è F0 moltiplicato per un numero che è minore di 1. Una volta che ho la 3,2, ovviamente ottengo la 2,3, quindi che vedete che ha un segno negativo, quindi questo mi vuol dire cosa? Che la forza va verso sinistra. Quindi corpo 2, il corpo 3 ha questa forza verso destra, che è di qua. Il corpo 2 ha la forza che nasce dall'interazione con la 3, che è verso sinistra, quindi vedete questa forza per di qua, ok, questo è la 2, 3, questa qua è la 3, 2, però la forza 2, il corpo 2 ha anche la 2, 1. Quindi la 1, 2 per esempio possiamo ricavarla da questa se volete, quindi la F1, 2 è uguale a M1 per A meno F0, d'accordo? Dalla prima. Comincio ad avere un torcicollo terribile, quindi questo metto M1 per A, quindi questo è d'accordo? Perché la A era questa, no? Quindi vedete che ho F0 meno F0, quindi posso mettere in evidenza. D'accordo? Poi a questo punto, lo scrivo qua su.
andate dentro la parentesi, quel numero dentro la parentesi è o non è un numero negativo? Perché avete un numero meno di 1, meno 1, quindi un numero minore è negativo, no? Quindi questo 1 qua potete fare, no? Trovate il denominatore comune, ovviamente il denominatore comune è la massa di tutto il sistema, quindi avete M1 diviso M1 più M2 più M3 meno M1 più M2 più M3, tutto questo per F0, quindi togliete questa parentesi qua, questo diventa meno, questo va via con questo, e avete che questo è uguale a meno M2 più M3 quindi vedete che F12 è negativo, quindi la F12 questo è F1, quindi il corpo 1 è qua, il corpo 1 è soggetto a F0, è soggetto a F12 che è così, invece la F21 è quello cambiato di segno, quindi questa forza sono uguali e contrarie. Questa forza sono uguale al contrario. Okay. Va bene. L'importante è che se io vi chiedo di disegnare le frecce, di farlo in scala. Un commento che potrebbe valere la pena fare. Guardate qua. Questo è il corpo 1. Questo è il corpo 2. Questo è il corpo 3. La forza che la 1 sente tutta la 2, questo qua, e la forza che la 3 sente tutta la 2, questa qua. Ovviamente sono forze diverse, no? Ovviamente, perché la formula A, questa la F32 e questa qui. La F32 è questa, e la F12, la riscrivo, è qua, è il opposto di questo, però lo voglio scrivere qua vicino. Cioè vedete dai conti che sono due forze diverse, no? Perché sono diverse? Questa è la forza. Dunque, questa chiamiamola la forza F12 e questa è la forza F32. Adesso li ho disegnati così, senza prestare attenzione al modulo. Sarò più rompiballe all'orale, almeno che non sia chiaro. Questa forza qua nasce dall'interazione con la 2, quindi la 1 sente una forza per effetto del 2, la 3 sente una forza per effetto delle 2, sono ovviamente forze diverse, le formule sono diverse, Ma cosa succede se il corpo 2, la sua massa, quello che è in mezzo, diventa sempre più piccolo? Sempre più piccolo rispetto a cosa? Se io vi dico, il corpo 2 ha una massa trascurabile rispetto al corpo 1 e al corpo 3. Cosa succede? Quindi nell'ipotesi che la massa del corpo 2 sia molto piccola rispetto alla 1 e rispetto alla 3. Trascurabile vuol dire che potete pensare che sia 0, no? Piccolo. Non lo è, però se 1 e 3 hanno grossa massa e la 2 ha una piccola massa, immaginando che la 2 abbia massa 0, commettetesi un errore, ma un errore piccolo, cioè fate una specie di limite se volete. Guardate la formula.
se la massa della 2 tende a 0, tende a 0 nel senso che è trascurabile rispetto alle masse, non tende a 0 nel senso matematico, mi sembra eccessivo, dovete ragionare come ingegneri, come fisici. Se io lo trascuro, che è una cosa abbastanza legittima entro un certo grado di precisione, quando la 2 ha una massa molto piccola, allora questo la ignorate, questa la ignorate, questa la ignorate. Cosa succede? Questa freccia e questa freccia diventano dello stesso modo. Ok? Va bene? Un attimo di pazienza perché sono un po' in difficoltà oggi, faccio fatica a respirare. Ancora un quarto d'ora, non dovrei riuscire a sopravvivere ancora un po'. Sono andando troppo velocemente. Va bene? Pensate su questi tre esercizi, sono questi esercizietti, sono semplici, esemplificano secondo me alcune delle idee che sembravano un po' astratte. Questa storia delle forze che si cancellano a 2-2, lo vedete come può essere utile per ricavare l'accelerazione complessiva, eccetera, eccetera.